I risultati del voto spagnolo non lasciano spazio a dubbi. Il vincitore è il Partito Socialista di Pedro Sánchez, una vittoria che conta anche per il gruppo dei socialdemocratici europei, a cui la Spagna porta in dote una squadra di 20 deputati. Il governo di Madrid proverà a far contare il suo peso specifico in Europa. Muchas gracias. Costruire un'Europa più democratica, più vicina alle persone, che abbia un peso maggiore, commenta il ministro degli esteri Josep Borrell, in modo da proteggere i cittadini e offrire loro nuove opportunità nel mondo in cui vivremo. 20 seggi in tutto per i socialisti, che lasciano il Partito Popolare a quota 12 deputati. Ciudadanos 7 seggi, mentre Podemos perde e resta con 6 deputati a Strasburgo. Nel magro risultato della destra spagnola, l'estrema destra di Vox ottiene 3 scranni. Anche i partiti indipendentisti catalani hanno raggiunto il loro obiettivo. Ottengono un seggio sia il numero uno di Esquerra Repubblicana, Junqueras, in carcere, e l'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, benché non sia chiaro se potrà ricoprire quel ruolo, visto i carichi pendenti con la giustizia spagnola. Il diritto fondamentale al suffragio passivo, il diritto alla libertà di associazione e partecipazione sono diritti molto importanti nell'Unione Europea. Se aggiungiamo il fatto che abbiamo vinto le elezioni in Catalogna, penso che sia abbastanza chiaro che niente può impedire l'esercizio di un diritto sostanziale. A livello europeo si delinea dunque una sfida tra catalani. Da una parte l'indipendentista Puigdemont, che sta tentando di capitalizzare il successo elettorale anche a livello diplomatico. Dall'altro il socialista Borrell, che farà gli interessi di Madrid. Con i voti ottenuti, i socialisti sperano di accaparrarsi ruoli di alto livello nelle istituzioni europee. Ana Lázaro, Euronews, Bruselas.